Bibli più del pelismo post Monza Milan. Questo è quello di cui sto soffrendo da stamani a questa fino a poco fa, appena effetto virus piolistico. Vedete, non ce la fo a parlarne perché mi cerco di trattenermi, ma a parte i nervi, no? E come farei? Ora ci provo a fare questo video, non vi garantisco neanche. Non vi garantisco niente. Perché sappiate che è difficoltoso. Sto faticando per vedete? Vedete? Allora, giorno dopo, buongiorno, oggi è lunedì, pensate che bello. Bel lunedì che è questo. Pensate che bel lunedì, mamma mia. Parliamo di ieri. Di yesterday. Parliamo di ieri. Già era iniziata male la mattina. Guardate, non è che cerco di non incazzarmi perché non ne vale la pena, se non li importa a loro, dai piani alti della società, ad arrivare ai giocatori. È inutile noi starci anche troppo ieri sera che mi sono un po' sfogato, però nei limiti consentiti. Già ieri era iniziata male la mattinata, la giornata, la domenica. Come mai, vi direte, come mai? C'è un bel come... Beh, come mai? Ovvero la notizia che Cardinale ha contattato Zhang per riunirsi e fare lo stadio assieme. Cosa che poi tuttora ad oggi non è neanche smentita dalla società. Abbiamo fatto tutto questo casino, tutto questo baradan ciccoccò e poi comprato il terreno e poi si chiede all'Inter se... Ragazzi, questo non ha uno per fa due. Questo non c'ha uno per fa due. Avete capito sì o no che siamo in brutte mani? Lo volete capire? E poi tutte le parole. Io questa settimana, quando vincerò la Champions, sarò felice. No. Te non ci arrivi. Te così non ci arrivi. Te ti devi... Da quando sei arrivato te? Siamo diventati la barzelletta del campionato italiano, capito? Siamo diventati una barzelletta. Allora te ti devi prendere le valigie, levarti da coglioni, te, Furlani, Scaroni, che quello, Scaroni dopo, quelli non devono parlare, ragazzi, questi non devono, devono stare zitti, ma voi giornali non andate a intervistarli, fatemi un piacere, non li considerate, questo vi dice obiettivo raggiunto, qual è questo obiettivo raggiunto? Obiettivo raggiunto, ha detto, obiettivo raggiunto, qual è l'obiettivo? Si può sapere? La terza posizione? Oh, guarda che l'Atalanta ha meno 7 dietro, 14 partite, cioè 40 punti in palio, dov'è che ha raggiunto l'obiettivo? Perché se facciamo come ieri sera, mi rimane, facciamo come ieri sera, si va poco lontano, si fa la stessa fine dello scorso campionato, però quest'anno non c'è le penalizzazioni, non c'è punti di penalizzazione, non c'è caro, carissimi, e mister Pioli, innanzi... Fatica, resiste, guarda, c'ho il demone dentro che mi muove. Per... No. Buono. Allora, e te, mister Pioli, ti mette in testa? Cosa che poi l'hanno detto anche i tifosi delle altre squadre, nei post, nei... Ma non puoi fare il turnover all'incontrario così. Ora dico che magari è difficile, io la speranza c'è sempre, la nutrirò sempre, è inutile che mi stiano a dire, ma ancora te ci speri, ho scudetto. Non vi preoccupate, pensate per cazzacci vostri che io penso ai miei. Punto. Conti in tasca ne venite a fare perché io ne fo voi e dovete venire a farli a me. Punto uno. Punto secondo, te si fa così, con questo turnover, tutte le volte, che ti hanno detto anche tutti gli altri, appunto, dove vai? Che migliori? Le lasci fuori? E poi quando ti entrano, ad esempio, Leao, entrato, non aveva voglia. Questo è uno che se lo fa giocare a titolare, bene. Se entra dopo, è dimostrato, andatevele a rivedere tutte, non gioca, non ha voglia, è svogliato, perché è un ragazzino, è un cittino questo. Allora, fa un piacere, te, tu Leao, levatevi dai coglioni, anzi, una società seria, ma quale, dopo tutto quello che hanno detto, quello che cerca Zhang per fare lo stadio, Scaroni che fa quelle dichiarazioni, Furla, dovete prendere e levarvi da coglioni. Siccome non siete buoni a levare un allenatore da quella cazzo di panchina, perché ieri sera davvero abbiamo raggiunto un altro record negativo,
Ah, ma abbiamo punti dell'anno dello scudetto. Fatene una bella sega con punti dello scudetto. Quegli stessi punti. Fatene una bella sega, fatevi. 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 Aio, che sei bruzzardo. Ma che so, discorsi. Da fa? Ma non vi vergognate, io mi vergognerei. E poi questo che ti va di? Dopo, invece di. Va a dire la prima mezz'ora. Perché ora da 5, 4, 5, 7 minuti. Meno male siamo arrivati a mezz'ora. Ha detto, la prima mezz'ora abbiamo fatto quello che dovevamo, che volevamo. Cioè, che cosa? Cosa? Che sbagliavamo passaggi da metro? Non si aveva mai una sovrapposizione di nessuno? Mai una bene in contrappallone? Non si è mai puntato un uomo nonostante sulle corsie laterali ci lasciavano sempre lo spazio per andare a puntare uno contro uno? Che si è fatto? Che è quello che dovevamo fare la prima mezz'ora? Ovvero? Fatemi capire. Cosa? Tenere possesso palla? D'accordo, era normale. Abbiamo perso 4-2. Palladino ha preparato la partita nel modo più semplice possibile. State dietro, fate densità davanti alla difesa. E al momento opportuno speriamo di avere l'occasione che ci spalanchi la partita. E così è stato. Dopo il rigore, il 2-0. Poi avevamo fatto tanto a fare il 2-2. Però, si è giocato meglio in 10, insomma, al secondo tempo non era facile giocare, meriti il Pioli. Ma dove? Ma dove? Te non ci dovevi neanche arrivare nel 2-0 a fine primo tempo. Una squadra come il Monza, cioè, lo capite? Ancora volete pensare come cavolo vi pare a voi? Ma ci arrivate? Dico, una squadra che è più debole di quella dello scorso anno, ve lo ricordo, perché ve lo ricordo, abbiamo fatto fa fenomeni a Gagliardini. Poi chi è? A Izzo, Carboni, Juric, poi chi c'era? Chi c'avevano? Oh, e non mi venite a dire dell'arbitraggio, ragazzi. Non mi venite. Ma davvero abbiamo il coraggio? Avete il coraggio di lamentarvi dell'arbitraggio? Della direzione di gara? Ma state scherzando? Cioè, io spero che voi. Non vedo che voi scherzate, spero. Che la prendete per gioco, perché siete seriamente siete da TSO, da farvi vedere, ma questo ve lo dico, guarda, con tutto il cuore ve lo dico. Non siamo mai arrivati primi sul pallone, sempre loro, non si raddoppiava mai, loro li raddoppiavano. Oh, non si è vinto il colpo di testa, uno. No, davvero, per me, guardate che è difficoltoso trattenermi, Però ho detto, non mi voglio incazzare perché tanto se non importa a loro. E non importa a certi tifosi che sono stati iniettati del siero del provincialismo, dell'aziendalismo. Ragazzi, non vi lamentate però, A fine anno, quando faremo i conti, raccoglieremo ciò che abbiamo seminato. E tanto di negativo. Non venite poi a lamentarvi, Poi dite, non salite sul carro. No, non avete capito, il carro vi lascia a piedi a tutti, perché il carro sta perdendo le ruote. Non avete paura che non ci si sale sul carro, perché non si fa il tempo. Ma vi ritrovate in terra anche voi però, perché il carro vi lascia a terra. Ok? Intanto ci arriviamo che non è mica finita qui, Non è mica finita qui, Pensate che è finita qui? No? No? Quanto ce n'è da parlare di sassolini dalle scarpe. Intanto vi saluto. Vi saluto che è meglio.